Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati alla scoperta di una nuova collezione. Oggi vediamo il primo numero della Giulia Sprint GTA, diamoci dentro. Ebbene, eccoci qui, come sempre di questa uscita, io ve ne avevo già parlato sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola, quindi se non vi volete perdere queste prime uscite e volete essere sempre avvisati quando arrivano, mi raccomando, l'iscrizione è obbligatoria. Allora, oggi scopriamo questa Giulia Sprint, il primo numero costa soltanto 50 centesimi per costruire questo modello in scala 1 a 8. Sapete che questi modelli sono sempre molto interessanti, sono delle spese molto importanti, ma comunque ci serve veramente tanto tempo per farle, quindi diciamo che le rate sono tante, quindi se vi piacciono questi modelli, se vi piace costruire soprattutto questi modelli, secondo me sono delle collezioni che poi valgono sempre la pena. Come sempre io ragazzi non ho intenzione di portarla a termine, io come vi racconto sempre l'unica scala 1 a 8 che farò mai, se uscirà mai, la F2004 di Schumacher. Altrimenti queste io non le faccio. Però sicuramente il primo numero lo prendo. Mi piace scoprirle insieme a voi. Mi piace farvi vedere queste nuove collezioni e parlarne con voi e capire sempre che cosa ne pensate. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del modellismo, dove potete trovare tutto quello che riguarda questo mondo. Mentre qui sotto vi ricordo del mio gruppo Telegram Viso TV Modellismo, altro metodo molto importante per stare sempre aggiornati su quello che riguarda questo mondo. Vi devo dire una cosa, io di questa opera ne sapevo già da un bel po' perché Di Agostini me l'aveva annunciato. Peraltro credo che deve mandarmi le prime due uscite. Faremo un video dedicato proprio a Di Agostini dove scopriremo tutti i dettagli sull'abbonamento. Quindi diciamo che per quanto riguarda questo video daremo molto più importanza alle parti del modello per scoprire com'è fatta piuttosto che all'abbonamento e a tutte le altre informazioni che magari le vedremo più avanti. Comunque, come vi stavo dicendo, scusate, purtroppo qui non ho molto spazio. Costruisci il mito degli anni 60, Giulia Sprint GTA. Primo numero, soltanto 50 centesimi anziché 11,99. Abbiamo il fascicolo e le prime parti. Dopodiché andiamo a guardare la parte posteriore e vediamo un po' che cosa ci dice. La mitica Giulia Sprint costruisci l'alfa che ha lasciato il segno. Rivivi le emozioni del mito che ha fatto innamorare generazioni di appassionati. Il suo classico colore rosso Alfa Romeo, i dettagli fedelmente riprodotti ti faranno immergere nei favolosi anni 60. In più, non perdere i magazine dettagliati e ricchi di fotografie originali che ti faranno rivivere le emozioni che la storia di quest'auto ci ha regalato e scoprire tante curiosità sul mondo Alfa Romeo. Ragazzi, ovviamente il modello scala 1 a 8, lungo 51 cm, alto 16,5 cm, largo 20 cm. Gli elementi del cruscotto sono retroilluminati. Poi vediamo un po' che altro ci dice. L'abitacolo perfettamente riprodotto, il vano motore fedele all'originale. Andiamo a leggere alcune informazioni importanti. Allora, la collezione si compone di 110 numeri. Prezzo primo numero 50 centesimi, il secondo numero 4,99, dopodiché i numeri successivi saranno 11,99. Questa è un'altra cosa importante da sapere. Allora, vediamo di riuscire a fare un pochino spazio. Vediamo il fascicolino. Come detto, le informazioni sull'abbonamento, magari ragazzi, le vediamo un'altra volta. Questo è il piano dell'opera, dove immagino ci sarà anche un poster. Vediamo un attimino, qui sono tutte le varie informazioni sull'Alfa e su quest'auto. Qui possiamo vedere ulteriori dettagli degli interni, insomma, sicuramente una bella macchina. E queste sono le informazioni sull'abbonamento, che però, come vi stavo dicendo, vedremo la prossima volta. E questo, come previsto, è il poster dell'Alfa Giulia. Va bene? Allora, andiamoci a guardare velocemente la prima parte, quindi i primi pezzi di questo modello. Allora, abbassiamo un pochino la camera. Eccola qua. Allora, vediamo di montare, perché secondo me ci starà bene vedere come si montano le prime parti. Sapete che le istruzioni si trovano sempre nel fascicolino, nella parte finale. Allora, apriamo, così possiamo iniziare a dare uno sguardo innanzitutto alla qualità
delle parti. Allora, ovviamente il paraurti è in metallo, verniciato molto bene, vedete si intravedono anche i rivetti che sono stati fatti bene, metallo come vi raccontavo, la verniciatura mi sembra molto buona. Poi andiamo a guardare il vetro dei fari, è ovviamente in plastica, eccolo qua, anche in questo caso è stato scolpito molto bene, le linee del faro sono molto realistiche, ci siamo. Poi abbiamo anche la targa, molto carina, intanto è uscito il logo Alfa Romeo, eccolo qua, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, fatto bene questo in plastica. Credo che la targa invece sia metallo, no, anche la targa è in plastica con la scritta Giulia GTA. Poi abbiamo la griglia anteriore, anche in questo caso in plastica, ma devo dirvi fatta molto bene, peraltro vedete ragazzi è cromata, riflette benissimo la luce. Poi abbiamo all'interno ovviamente il piccolo cacciavite che servirà per assemblare tutta l'auto e qua la classica griglia dell'Alfa, vediamo di farla uscire, eccola qua. Allora ragazzi, a questo punto io direi di fare un piccolissimo taglio, così iniziamo a montare questo modello e ci rivediamo a parti costruite. Perfetto ragazzi, eccoci qui, ho montato le prime parti. Come sempre questi lavori sono abbastanza semplici, non è che ci serve chissà che manualità, ma bisogna stare un pochino attenti. Dovete fissare bene le viti, dovete incastrare bene i fari nel verso giusto, quindi un pochino di tempo ce lo dovete perdere, ma soprattutto dovete farlo con attenzione e quando avete tempo, quindi mai fare questi lavori in fretta. Come potete vedere ho assemblato la griglia con il logo Alfa Romeo, anche la griglia del radiatore e ovviamente i due fari. A livello di cromatura secondo me è molto buona, vedete come riflette bene la luce, vi faccio vedere anche la parte posteriore dove appunto sono andato ad agganciare le due viti. La targa rimane staccata, per ora è un pezzo che non si assembla, bisognerà aspettare il paraurti per poi applicarla sopra. Quindi che vi dico, la qualità mi sembra buona, come diciamo sempre succede con queste scale 1-8, cercate di non attaccare chi decide di farla o non attaccare chi decide di non farla, come sapete queste sono cose estremamente personali, quindi cerchiamo di essere sempre rispettosi verso l'opinione di tutti. Quello che c'è da dire però in maniera obiettiva è che sicuramente il modello sarà valido e quando la costruzione sarà completa sarà sicuramente un modello di alto livello. Ragazzi miei, dunque anche per questo video è davvero tutto, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate like, bello come la Giulia. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta questa uscita, se l'avete presa anche voi. Vi ricordo che in questi giorni dovreste tranquillamente trovarla in tutte le edicole. Ma comunque, quello che volete, fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con i prossimi video. Come sapete, i video sul modellismo non mancheranno mai sul canale. Peraltro, domanda molto interessante e molto frequente che mi fate, Visa, ma quando esce la collezione rally in edicola? Purtroppo non lo so, ancora non si sa, De Agostini non lo ha comunicato, visto che in alcune parti d'Italia sembra che sia uscita, ma diciamo che non è una cosa per tutta Italia, non è una cosa ufficiale al 100%, quindi non so se sarà soltanto in alcune zone. Comunque sappiate che non appena ci saranno novità io vi farò sempre sapere. Qui da Visio e dalla Giulia GTA De Agostini è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!